Siamo con il dottor Umberto De Gregorio, che è il presidente dell'EAV, e siamo molto ansiosi di chiedergli come si sta sviluppando il progetto della rete ferroviaria di collegamento tra Benevento e Napoli. Beh, c'è grande attesa per la riapertura, purtroppo c'è stato un fermo dei lavori per 3 mesi con Hitachi a causa della problematica della revisione prezzi, che è per la verità bloccato quasi il 70% delle opere pubbliche italiane. Ora i lavori sono ripresi, quindi la chiusura è prevista non più al 31 dicembre ma al 31 marzo, perché abbiamo appunto perso 3 mesi. D'altronde Hitachi è una multinazionale, non è che questo problema l'ho creato l'EAV, lo ha creato un po' direi il Ministero con alcuni ritardi. Ad ogni buon conto, finiti i lavori, poi si passa nella fase del collaudo con l'Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria, speriamo di accelerare al massimo i tempi e quindi riaprire e dare il servizio ai cittadini. Abbiamo necessità sicuramente di riaprire la ferrovia Benevento-Napoli, è stato molto utile per fortuna il confronto con il Presidente dell'EAV di questa mattina, purtroppo ci ha dovuto dire che si allungano ancora un poco i tempi, ma noi lo incalzeremo, gli abbiamo chiesto insomma, un incontro istituzionale sul territorio e verrà a dire a tutti i sindaci del territorio come effettivamente stanno le cose e se ci sono opportunità o occasioni per accelerare. Anche un giorno per noi è importante, aprire un giorno prima è meglio che aprire un giorno dopo la ferrovia.